L'ex sindaco Baldino, come vede la situazione di Alghero oggi? Beh, insomma, io la vedo, penso, come la vedono un po' tutti. La situazione è più che critica e dispiace vedere la città, diciamo, governata da una coalizione che non riesce più a produrre risultati. Ecco, questo è il vero problema. Se lei fosse il sindaco oggi, quale sarebbe la prima azione che farebbe? In questo momento, con questa situazione critica, farei un tentativo di salvataggio, nel senso che così vedrei di capire quali sono i veri problemi che sono alla radice dei conflitti e cercare di recuperare. Se questo non fosse possibile, allora abbandonerei il campo, nel senso che lascerei spazio a nuove opportunità in futuro, ecco. Se dovesse dare un voto all'attuale amministrazione, quale sarebbe e perché? Ma la verità, non mi sento di dare voti, perché capisco che sono anche situazioni difficili, però tengo così a sottolineare una cosa. Chi amministra deve preoccuparsi di affrontare quei problemi che potranno poi tenere a galla, in vita, la comunità per almeno 20 anni. Quindi chi amministra si deve muovere con una prospettiva di almeno 20 anni. Se invece chi amministra si accorge dei problemi sempre in ritardo, quando, come si suol dire, i buoi sono scappati, allora si va in affanno, non si capisce quale sia il ruolo che si sta svolgendo, non si ha una bussola, e questo è il peggiore degli auguri che si possa fare a un'amministrazione. Ora, dia un consiglio a Mario Bruno da sindaco a sindaco. Soprattutto io da sindaco a Mario chiederei, vorrei che lui facesse un lavoro di aggregazione, di amalgama fra tutti i consiglieri, ad iniziare dalla maggioranza, ma anche cercando di coinvolgere quelli della minoranza, perché dico subito, problemi tipo quello della rete ospedaliera non si possono affrontare con una striminzita maggioranza. Problemi della rete ospedaliera riguardano tutta la città e quindi ci deve essere una forte coesione. Questo sì, c'è stato con degli ordini del giorno più volte votati, però poi a Cagliari non si è esercitata la pressione in maniera collimante, in maniera collegata. Allora, questo significa che se noi non risolveremo il problema del primo livello dell'ospedale di Alghero, siamo capiti cosa si intende per primo livello, lo dico perché insomma è una discussione che si sta facendo ormai da tanto tempo, se noi non riusciamo ad ottenere il riconoscimento di ospedale di primo livello, beh, a questo punto il Consiglio Comunale non ha senso che continui a esistere, perché significa che non ha efficacia la sua azione, quindi non ci sarebbe significato di continuare a stare, ecco. Quando lei divenne sindaco nel 1998, sì, che Alghero trovò? Ma insomma, i problemi ci sono sempre, i problemi ci sono sempre. Io posso dire semplicemente una cosa, che il primo segreto è creare armonia, mantenere armonia fra tutti, maggioranza e opposizione. Questo deve essere alla base di tutto, perché se non viene alimentata l'armonia, dopo gli effetti negativi arrivano subito. Primo, secondo, le cose più importanti si fanno il primo anno, perché lì in quel primo anno c'è entusiasmo fra tutti i consiglieri comunali, quindi c'è voglia di fare. Se non si riesce a fare le cose più importanti nel primo anno, inizia poi a scemare, e quindi
E quindi tutto rotola, tutto diventa più complicato, una cosa semplice viene resa difficile. Faccio anche l'esempio dell'esperienza che io, sempre essendo sindaco, feci in quanto presidente della società di gestione dell'aeroporto, della Sogeal. Io, quando arrivai in Sogeal, trovai una situazione disastrata, nel senso che c'erano forti conflitti all'interno della società, quindi fra i vari soci. Ebbene, io la prima cosa che feci è creare armonia fra i componenti della società, e in virtù di questo clima di armonia a Ballotti dissi queste parole: tu preoccupati di creare l'armonia fra i dipendenti, io mi preoccupo di tenere l'armonia fra i soci della società. E in virtù di questo io firmai un contratto con Ryanair di 10 anni, e attenzione, quindi un impegno dal 2000 al 2010 con Ryanair, e non avevo risorse. Oggi ci sono i soldi e hanno tutti paura a firmare. È una cosa paradossale. Quindi, per ritornare al discorso di prima, cosa farei? Beh, le prime cose che vanno fatte per la città, un'amministrazione non può non inserire nel suo programma politico-amministrativo il tema dell'aeroporto. Questa coalizione non ha speso una parola sul problema dell'aeroporto. Se voi vedete il programma di questa coalizione, non si trova una parola sull'aeroporto. Ho portato la facoltà di architettura, e l'ho fatto grazie alla collaborazione anche dell'amico Vanni Lobrano, che a quel periodo lui era in senato accademico. Abbiamo avuto anche la grande disponibilità e apertura del rettore, allora professor Maida. Ebbene, abbiamo fatto quindi delle cose importantissime e caratterizzanti per la città di Alghero. Se ogni amministrazione facesse almeno due cose così grosse, importanti, come è capitato, come ho potuto fare io, allora Alghero di amministrazione in amministrazione crescerebbe tanto di più. Oggi invece stiamo erodendo le risorse e i risultati che avevamo precedentemente raggiunto. Questo è un po' una tristezza, no? Dispiace. Il suo mandato si esaurì nel 2002. Che Alghero ha lasciato? Ah, io ho lasciato un Alghero con una grossa programmazione, perché utilizzai tutti i fondi comunitari. I risultati infatti si vede dopo. Ringrazio anche Marco Tedde, che ha portato avanti quei programmi che io avevo impostato in maniera anche intelligente, ecco, quasi tutti. Ecco. È rimasto scoperto il discorso del project finance di Maria Pia, perché anche quello era un grosso tema che io affrontai, oltre a quello per esempio di tutti i parcheggi, no, che vediamo oggi. E il project finance di Maria Pia io lo avevo impostato giusto perché attraverso questo meccanismo, questa formula, avremmo potuto risolvere il problema della gestione del Palazzo dei Congressi. Il Palazzo dei Congressi non può essere gestito in termini isolati, va messo in simbiosi con una entità economica tipo quella di strutture ricettive che possono stare a fianco. Adesso logicamente si possono fare delle diverse valutazioni, però il Palazzo dei Congressi per noi è una realtà importante. Fino ad oggi non è successo niente, c'è chi lo vorrebbe abbattere, io sono assolutamente contrario, perché sono risorse che, se usiamo la nostra intelligenza, potranno produrre risultati interessanti per la città. Soprattutto questo vale quando abbiamo mare di giovani disoccupati. Nei suoi anni di mandato c'è qualcosa che ha fatto e della quale si è pentito? È una cosa che non ha avuto il tempo e il modo di fare? Ma dunque, io nella mia amministrazione sono partito dal presupposto che dovevo durare 4 anni, che non intendevo fare carriera politica,
perché io la città l'ho sempre cercata di servire con le mie energie, per come mi trovavo nella condizione in cui mi trovavo, dove potevo fare, l'ho fatto da assessore, l'ho fatto da consigliere e quindi l'ho fatto anche da sindaco. Quindi diciamo che non so, ho fatto il mio possibile, ecco, volentieri, non ho niente da rimproverarmi, perché sono stato a tempo pieno, ecco. Io mi metto così, quando faccio una cosa mi dedico totalmente. Ci può raccontare un fatto inedito, simpatico, di quando era sindaco, che magari non è uscito sui giornali? Guardi, pensando a questo momento, posso pensare, perché questo monumento è qui per caso, questo monumento, perché la verità è che qui sarebbe dovuto essere sistemato il monumento dei caduti, quello che vediamo ancora lì alla Torre di Portaterra. E mentre stavamo, e fra l'altro questa iniziativa fu un'idea di Carlo Secchi, ecco, quindi io la stavo semplicemente attuando, quindi l'intento mio era quello di trasferire dopo le lapidi qui, infatti la forma è uguale, no? Però che cosa avvenne? Avvenne che moltissimi familiari dei caduti, fra cui vedove e anche anziane, raccolsero migliaia di firme chiedendo che non venisse rimosso il monumento dalla Torre di Portaterra. E queste erano così addolorate di questo fatto, che vedevano il rischio di trasferire il monumento, che mi hanno intenerito, la verità, mi hanno intenerito. E quando io le incontrai, dissi allora: ma scusate, non è un affronto che facciamo alla memoria dei vostri caduti e dei vostri parenti? Perché loro non lo sanno neanche che hanno il monumento, sono morti prima. Quindi, però la verità, queste persone mi hanno intenerito così al punto che ho detto: ma insomma, è stato 50 anni questo monumento, può stare ancora qualche anno dopo. Altre amministrazioni decideranno se lì ripristinare la porta a terra così come era in origine oppure no, ecco, questo per dire. Lei è stato l'ultimo sindaco di Alghero targato Democrazia Cristiana. Sì. Come è cambiata la politica in città negli ultimi 15 anni? È un po' quello che è successo anche in Italia, diciamo, perché una volta che è venuto meno il sistema proporzionale, le cose sono diventate in parte più efficienti, no? Per esempio, prima col sistema proporzionale si impiegava 3 mesi prima di comporre, appena dopo le elezioni, comporre la giunta, no? La maggioranza. Invece adesso è tutto rapido, sono i cittadini che decidono chi fare come sindaco, quindi il sindaco dopo fa la giunta, eccetera. Quindi da questo punto di vista c'è stato un miglioramento nei risultati, però è venuta meno invece la tendenza al dialogo. E quando viene meno la tendenza al dialogo, già in partenza si creano le frizioni, e quando si creano le frizioni le strade si divaricano. E i risultati sono quelli che vediamo oggi. E in questi ultimi 15 anni, l'abbiamo visto ad Alghero, ma l'abbiamo visto anche a livello nazionale, i nipotini della Democrazia Cristiana, l'UDC, sono stati spesso e volentieri l'ago della bilancia. Certo, perché l'Italia tendenzialmente è un paese, come anche Alghero, di moderati, ecco, quindi quelli che cercano di interpretare la tradizione cattolica dell'area moderata, provano sempre ancora un certo humus
nell'elettorato sia locale che nazionale. Per cui tendenzialmente, certo, non è più come prima, quando la Democrazia Cristiana costituiva l'elemento di forza della politica sia nazionale che internazionale e locale. E oggi la situazione è molto più confusa, però devo dire che io ho concluso, la coincidenza è stata, il mio impegno politico istituzionale da sindaco popolare del Partito Popolare, e sono contento di aver concluso così, perché poi non sono andato a fare altre scelte, seppure diciamo opportunità ne ho avuto, mi sono state chieste, ma ho voluto chiudere da popolare sturziano, ecco, con quella impronta, perché fra l'altro sono anche convinto che quei valori del Partito Popolare di Luigi Sturzo oggi sono assolutamente attuali. C'è tutto il problema delle autonomie locali che va rimesso in circolo contro le tendenze centralistiche degli ultimi governi, no? E noi invece, come comuni, come autonomie locali, dobbiamo recuperare spazio. Solo se i comuni sono protagonisti si recuperano anche le comunità. E l'UDC qui ad Alghero spesso e volentieri ha deciso le sorti delle giunte anche. Beh, certo, lo ha deciso chiaramente. A volte, diciamo con lungimiranza, a volte no. Ritengo che se la sorte di un'amministrazione debba essere segnata negativamente, mi auguro sempre che questo debba essere per motivi forti, di prospettiva mancata a lungo termine, e non per cose di modesta portata. Le campagne elettorali, le prime che ha vissuto, le ultime che ha visto, sono tutte uguali? Oggi c'è la tendenza ad esaltare l'aspetto pubblicitario, e questo comporta maggiori spendite di denaro in campagna elettorale. E quando c'è spendita di denaro in campagna elettorale, dopo chi viene eletto ha il problema di recuperare quei fondi. È un brutto circuito. Ai tempi delle sue campagne elettorali, si ricorda il momento nel quale ha capito che sarebbe diventato sindaco e invece un momento nel quale magari ha detto no, non ce la faccio? Ah no, devo dire che nella mia campagna elettorale da sindaco non mi sono posto il problema di essere eletto oppure no. Mi interessava fare però la battaglia. Chiudiamo con un consiglio che l'ex sindaco Tonino Baldino dà ai suoi concittadini algheresi. Ai miei concittadini io vorrei dire di analizzare le situazioni cercando di capire quali sono le scelte che un'amministrazione è capace di fare, ma vedendo la lunga prospettiva. Una valutazione sull'amministrazione non si può fare su marciapiede fatto, sull'aiuola, ma le scelte che il cittadino deve fare per sostenere un'amministrazione che dopo può tornare a suo vantaggio sono quelle, e lo sforzo che il cittadino deve fare è pensare alle scelte che un'amministrazione fa, quelle di lunga durata. Faccio un esempio molto giusto per farmi capire. Quando appunto portai la facoltà di architettura, siamo alle fasi preliminari, e l'università mi chiedeva degli stabili, quindi materialmente dovevo dare delle risposte. Io in quel momento indicai l'ex asilo Sella
è il palazzo del Poussadit. Le opposizioni istigarono le famiglie dei bambini che frequentavano l'asilo perché io desistissi dal dover assegnare all'università l'asilo Sella. E quindi vennero da me le mamme. In quel periodo i lavori si stavano eseguendo dei lavori di restauro di quello stabile, quindi i ragazzi comunque non c'erano. E comunque le madri mi dissero che stavo togliendo a loro l'asilo dei bambini. Signora, lei sta pensando a suo figlio oggi, io sto pensando per suo figlio domani. Domani potrebbe frequentare l'università. Stiamo parlando, suo figlio ha 4 anni, stiamo parlando fra 15-20 anni. Ecco, tutto qua. Grazie. Grazie a voi.